Topi d'appartamento in azione negli ultimi giorni a Rivignano. 4 i colpi messi a segno, altrettanti quelli non andati a buon fine. Oggetti di valore come orologi, monili, pietre preziose, la ricerca certosina da parte dei malviventi facilmente piazzabili sul mercato nero della ricettazione. A chiamare le forze dell'ordine i diversi proprietari delle abitazioni visitate che si sono ritrovati le case su quadro. Sul posto i carabinieri del radiomobile di Latisana e i colleghi della stazione di Rivignano. Anche l'amministrazione comunale collabora in sinergia con le forze dell'ordine per risalire all'identità dei ladri per garantirli alla giustizia. Il comune è composto da 10 frazioni, quindi un comune abbastanza articolato, tocca le arterie di viabilità principali, provinciali, quasi anche statali, e abbiamo anche l'autostrada che lambisce Rivarotta, per cui le vie di esodo in caso di fuga dei malviventi sono tante e molteplici. La varietà del territorio offre il fianco, diciamo, sotto questo profilo. Per fortuna la rete di informazioni è abbastanza interessante, abbastanza consistente, per cui ci sono tutte le opportunità, le circostanze per poter anche smascherare i malviventi, i predatori, per cui che va sicuramente rete potenziata nel corso degli anni. Come dicevo prima, è un impegno che ci siamo messi in testa di fare, per cui l'articolazione del territorio, comunque con una buona sinergia fra le forze dell'ordine e anche la buona compartecipazione, perché devo dire che anche la popolazione, quando nota dei casi sospetti, segnala prontamente, ed è questo l'invito che faccio. A volte anche un segnale magari trascurato, ma se comunicato, può essere utile per prevenire o quantomeno per individuare con precisione il movimento dei malviventi.